fallito attacco britannico alla base navale di Tobruk, preparato con somma diligenza dal nemico ed eseguito con unità che già avevano partecipato alla difesa. La spedizione, divisa in due scaglioni, doveva sbarcare nelle due rade poste rispettivamente ad oriente ed occidente della piazzaforte e, con la cooperazione di poderose forze aeree e navali, si proponeva di conquistare i dintorni della zona portuale, sistemandosi a difesa per consentire alle forze navali di penetrare nel porto e quindi, con azioni combinate, procedere alla sistematica distruzione del naviglio, delle opere militari e dei depositi della piazzaforte. La vigile difesa, il valore dei combattenti italiani e germanici, i prodigi dell'aviazione, fecero sì che questa spedizione britannica si risolvesse in una Dieppe africana. Tutto il meccanismo della difesa, malgrado l'intenso bombardamento aereo durato 4 ore, è entrato immediatamente in azione. Ad oriente che ad occidente di Tobruk, in 4 successive ondate, le forze nemiche hanno tentato di prendere terra sotto l'infuriare del fuoco delle batterie costiere, mentre unità di fanteria italiane ed il battaglione del reggimento San Marco contrattaccavano risolutamente il nemico. Il comportamento dei nostri reparti è stato così brillante ed efficace che non vi è stato bisogno di far ricorso alle riserve già pronte per ogni evenienza. Una nave nemica centrata dalla difesa costiera. I segni ed il consuntivo della disfatta britannica, più eloquente quest'ultimo nelle sue cifre di ogni descrizione. 576 prigionieri, di cui 34 ufficiali. Il numero dei morti non è valutabile, dato che molti sono scomparsi in mare. 3 cacciatorpediniere e 3 motosiluranti affondati dalla difesa costiera. Un incrociatore, un caccia e 4 motosiluranti affondati dall'aviazione italiana e germanica. Superstiti delle truppe reimbarcate e naufragate durante la fuga e salvate dai nostri. Luoghi dove più ha infuriato la battaglia, la baia di Marsa e l'Auda.
uno dei grossi protagonisti della giornata, il battaglione San Marco. Un'altra visione dei luoghi dove si è più combattuto, il deserto intorno a Marsa e l'Auda. Un gruppo di paracadutisti inglesi catturati nei dintorni della piazza forte. La baia ad oriente di Tobruk, altro punto prescelto dai britannici per lo sbarco. Difesa esterna della piazza forte. Oltre ai prigionieri e le unità navali ed aeree distrutte, i nostri hanno catturato ai britannici un'imponente quantità di materiale bellico e da sbarco. Generale Barbasetti, capo della delegazione del comando supremo a Tobruk, accompagnato dall'ammiraglio Lombardi, passa in rassegna i valorosi difensori della piazza forte. Il cordiale incontro fra il maresciallo Cavallero ed il maresciallo Rommel. I due marescialli ispezionano le truppe e le difese di Tobruk. La sua febbrile attività. Continuano a trasportare uomini e materiali al fronte egiziano. Così, in una fulgida giornata di vittoria, si è conclusa quella che passerà alla storia sotto il nome di dieppe africana. E gli uomini di Tobruk continuano a far buona guardia in terra, in cielo e sul mare.